Buon pomeriggio, pomeriggio perché oggi non ho registrato stamattina, perché fondamentalmente non ho fatto niente di che, ossia sono andata a fare la spesa con la mia mamma, però cioè, non mi sembrava il caso di riprendere mentre facevo la spesa, e poi ieri sera, che era giovedì, ho fatto praticamente nottata fino alle 4:30. Di notte proprio perché stavo editando in sala col computer insieme a X Factor. Stavo guardando X Factor e intanto editavo. Infatti, ho fatto il vlogmas precedente, ho montato altri due video che sono già pronti e ci sono delle novità. Quindi, questo video è un po' una specie di riassunto di quello che sarà, di una specie di novità di tutto quello che ho in mente di fare, perché Giulia mi ha aiutato tantissimo a schiarirmi le idee. Stavo impazzendo perché con la foga di fare questi vlogmas, alla fine io non posso farli perché avendo un canale solo, nel senso non avendo un canale per i vlog, mi porterebbe via praticamente tutto il tempo solo per i vlogmas. Essendo vlogmas video giornalieri, non potrei mai riempire il canale solo di vlogmas perché ho anche altri video che voglio caricare. Dato che mi piace tanto fare i vlogmas e li voglio fare, ho pensato di creare una nuova tipologia di vlogmas, ossia i weekmas vlog. I weekmas vlog saranno dei vlogmas però versione settimanale, quindi vi troverete i weekmas vlog non tutti i giorni, ma un giorno a settimana. Io volevo fare, ad esempio, i giorni. Perché comunque i vlogmas, vuoi o non vuoi, essendo giornalieri, magari riprendi una parte in cui non fai niente, tipo oggi non è che ho fatto chissà cosa, quindi questo vlog in realtà è un po' inutile. Cioè, a parte stasera che ok, cenerò con mia mamma e tutti quanti insieme alla collega di mia mamma, ma ciao, sai che roba, cioè nel senso niente di che. E quindi ci saranno dei giorni nella settimana in cui non fai niente. Mi sembrava stupido dover caricare sul mio canale, che non è solo vlog, un vlog al giorno dove non faccio magari niente di che. Quindi nel weekmas vlog riprenderò in quella settimana un giorno in cui faccio qualcosa, magari 2 o 3 giorni raggruppati in questo weekmas vlog. E nel frattempo è arrivato Andrea. Ciao! E quindi niente, questa è la mia nuova tipologia di video. Quindi farò i weekmas vlog, che saranno appunto una settimana dove raggrupperò le giornate più clou della settimana. E stavo organizzando appunto la mia agenda, la mia Webster, con tutte le cose che voglio fare, con tutti i video che voglio caricare. E appunto credo che i weekmas vlog li caricherò il sabato, quindi sabato sera, sabato pomeriggio, adesso non so, magari anche sabato mattina, insomma quando mi gira, troverete il weekmas vlog carico, però di sabato. Mentre, che ne so, il lunedì e il mercoledì ci saranno i video normali dove, che ne so, ci sarà il video sul room tour o un video dove vi parlo dei prodotti preferiti o un tutorial, insomma il lunedì e il mercoledì saranno fissi come video nella mia solita cavolo di postazione con il mio solito sfondo, mentre i weekmas vlog il sabato. Spero che abbiate capito e non vi abbia tirati scemi. Per il resto, niente, come vi dicevo prima, stasera andiamo di là a mangiare da mamma perché Andrea è arrivato tardi e mia mamma stava già preparando e quindi ho detto: ma perché non mangiamo tutti insieme? Quindi mangiamo tutti insieme. E quindi niente, vi porto con me in questa noiosissima giornata di questo terzo vlogmas, che poi si tramuterà in... Vediamo se lo sapete, se avete imparato. Che cavolo stanno facendo gli animali? Perché sento dei rumori e siccome... infatti, però non ha fatto niente. Questa è Freya che fa i danni, va in giro e fa casino. E Toro invece di buono buono. No, ragazzi, io ho i panni da stirare. Non voglio guardare. Ogni volta che passo davanti a quella zona io faccio tipo così. E tra l'altro l'ho messa in sala perché c'era una tattica. Allora, prima quella cosa lì, cioè tutta l'ammasso di roba da stirare, si trovava in camera da letto. Ed era talmente tanta, infatti era sul comò, che Andrea ha iniziato a insultarmi dicendo: ma non è possibile tutta questa roba, la devi stirare, la devi stirare. Perché io cosa faccio? Io accumulo, faccio magari 4-5 lavatrici in una settimana di colpo, dove lavo appunto tutta la roba, e poi quando si asciuga
Sì, ovviamente si aumenta e aumentando io mi ritrovo più roba da stirare di colpo e quindi la mettevo tutta là sopra e Andrea ha iniziato a insultarmi dicendo: ma non puoi fare a ogni lavatrice stirare? E io: sì, ok, farò così. Ogni volta mi ritrovo tipo 4 ore in piedi a stirare, finisco tutta la roba, ho tutto vuoto, nel senso che non ho niente da lavare, niente da stirare, tutta contenta i primi 2 giorni, poi dopo vum, ricomincia la roba da lavare, la roba da stirare e quindi io mi ritrovo a fare da brava massaia di nuovo a stirare tipo per 4 ore ininterrotte, a stirare come una matta, e ogni volta mi riprometto di non fare così, ma di stirare subito. E questa volta cosa ho fatto? L'ho messa in sala, così la vedo e la stiro subito. Ma la cosa non sta funzionando perché, come avete visto, è lì già da una settimana. Quindi niente, sono un danno veramente. E quindi niente, adesso volevo andare a vedere mia mamma che cosa sta facendo, se ha bisogno di una mano, se ha bisogno di aiuto per cucinare, per preparare le cose. E se non ha bisogno di me, ritorno di qua e inizio ad editare il video degli addobbi natalizi. Buona torta, buona. Mamma che aveva il viva voce con la sua amica e quindi si sentiva tutti i cazzi loro, no? Wow, ma che luce top che c'è qui! Io sto preparando a Fantastico! mangiare, che arriva la Stefania. Esatto, mi ha già Stasera la risposto lei. Sta e facendo la torta alle quindi. mele. Ha già fatto la torta alle mele, che brava! E qua vedo già qualcosa. Sì, grazie. Poi tanto ne Qua facciamo vedo un'altra noi già. invece. Le patate che facciamo, le patate raclette, che sarebbero le patate. Le patate con il formaggio sopra, formaggio Sì, raclette, sì, sì, e sì. sarebbe, mi pare si chiami formaggio raclette, vorrei dire una cacchetta, però comunque sia sarebbero le patate con sopra questo formaggio, e questo formaggio si può mettere anche ovunque, cioè sulla verdura, su qualsiasi cosa si voglia far sciogliere questa bontà di formaggio che io adoro. Ma tu fai sempre la nannona? Tu fai sempre la nannona? Asia, Dio a tutti, lo sapete che io sono stato il cane di Gloria, il primo cane di Gloria, che quando l'ho portata a casa mio padre non la voleva e diceva: no, adesso la riportiamo indietro, adesso la riportiamo indietro. Ed era una pallina piccolina tutta bionda, lo sai che sto parlando di te, eh? Poi la mia mamma si è innamorata subito di lei e poi anche il mio papà dopo si è innamorato di lei. E l'abbiamo tenuta e adesso sono tanti tanti anni che è con noi, vero amore? Eh? Ti sei tanto affezionata alla mamma, infatti senza la mia mamma lei non vive, è vero? Eh? È vero amore? Bella cicciona! E la mia mamma tra l'altro ha comprato lo stick, sapete che io nell'altro vlog vi avevo detto voglio lo stick per tenermi giusto la videocamera bene, almeno faccio i video bene, tutto quanto, se l'ha comprato lei, bene, quindi l'ha pagato tra l'altro pochissimo, 6 euro, perché so che costano anche di più, e se lo trovo lo faccio vedere, però vabbè, il classico stick normalissimo, il Selfinator, come lo vogliamo chiamare, guardate adesso miagola, c'è anche lei. Daphne? Daphne? Ciao! Ma ciao! Sei una chiacchierona! Daphne! Ciao! Ma tu sei una patatona! Con questi occhi azzurri! Mangia una mela, Biancanevi, mangia una mela! Ok, ciao 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 ciao! ciao ciao ciao. Ciao ciao! Ciao! vabbè, quello non si può. Non si può. Aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Se ti dico cosa. Ciao! Ciao, Bacio bacio! bacio mamma, ciao. Sento sul coglione, Attenzione l'acqua. vero? Attenzione all'acqua! Vabbè, Ma adesso tu hai una sì. luce super top qui in Sì, è sala, eh? bianca. Yaz! Che bordellaz! Sto cucinando, non lo so te, sto facendo il brodo vegetale per il risotto Ma cosa in griglia. c'è? Mi ha Vieni qua, chiamato la fatti Stefania. vedere. Perché mi ha chiamato la Stefania? La Stefania è la mia Ma chi collega se ne che deve venire a cena stasera. Beh, allora se si tratta di mangiare. Adesso la chiamo. Certo che sti vlog a me sono cibo, eh. Sì, però potevi dirmi che mi truccavo un Tu in attimo. ogni miei vlog sei struccata. Io super Sì, truccata. lei super pepepe. Voglio stormaglio, prima o poi glielo ciulo a mia mamma. Cioè, è bellissimo.
C'è anche il gatto. Cioè, qua dentro praticamente c'è solo roba mia. Perché il mio armadio è piccolissimo. Cioè, non è vero, il mio armadio è grande. Però ho troppi vestiti. Quindi ho chiesto a mamma di tenermi le mie giacche qua. E quindi lei mi sta tenendo le giacche nel suo armadio. E l'ho monopolizzato. Perché non l'hai preso quando facevo danza classica? Mi prendevi un armadio del genere? Non c'era bisogno di comprare gli specchi, va? 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 Ste cose sempre all'ultimo, sempre quando non servono più. E questi lo sai, mamma, che sono una droga, sti cosi? Eh? Cosa? Quelle... Cos'è, il finocchio? Incocchie. Un fincocchio. Sai che io ho finito lo zucchero? Eh? Ho finito lo zucchero, ce n'è poco. Oh, è caduto. Amore, ma tu non ti sei mai fatto vedere in video? Eh? Ma no, Freya, non sto parlando con te, sto parlando con Pascal. Eh? Stavo dimenticando di mettervi la roba, che come vi ho detto io prima eravamo uscite io e mamma e mio fratello a fare la spesa. E siamo andati in un supermercatino qua vicino a casa, che è piccolino però, oddio si muove da sola la roba, che è piccolino però c'ha tutto quello che ti serve al momento, e ho preso ste cose che sono piene di cagate dentro, e ho pensato infatti fossero tipo le classiche finte focacce morbide, in realtà poi dure. Sono una bomba, cioè a me piace tutto, devo essere sincera, io non mi lamento, cioè, è raro che mi lamento, sono una soprattutto a cui piace mangiare, e abbiamo ricomprato la pasta Rummo, che io e Andrea tra l'altro la Rummo l'abbiamo sempre sempre presa, prima che succedesse il casino della Rummo, cioè che è stato le fabbriche, cosa sono state rotte, si sono rotte per il diluvio, non mi ricordo adesso cos'è che c'è stato. E c'era appunto sta cosa che girava di comprare la pasta Rummo per aiutare la ditta. E tra l'altro per noi l'unica pasta che non scuoce, che sta, cioè che è buonissima, infatti l'abbiamo sempre comprata prima che succedesse il tutto, perché poi dopo l'abbiamo comprata ancora di più proprio per aiutarli, perché cioè secondo me merita un sacco, secondo... Allora, io non sono un amante della pasta, a me non piace la pasta la mangio una volta ogni tanto se è particolare. E, tipo pasta col sugo normale è raro che la mangio, se è già con le zucchine, panna, quelle cose così la mangio, e, cioè cambia molto il condimento, mi fa più gola un condimento che la pasta in sé, ecco. E quindi cioè, già a me non piace la pasta, per mangiare la pasta, e questa qua mi piace veramente tanto, quindi vuol dire che è veramente buona, almeno secondo me. Qua ho finito la lavastoviglie e niente, io adesso vado un attimo a editare, che devo editare i video che vi avevo detto prima, quindi in queste giornate mi vedrete praticamente sempre al computer, sempre che dico devo filmare, devo editare, devo filmare, devo editare, proprio perché comunque avendo adesso più tempo libero mi sto comunque svagando, mi sto prendendo il tempo per me stessa, per me, per voi, ecco, e quindi niente, adesso mi metto qui a editare i miei video. Sto per mettere online il vlogmas numero 2. Tra l'altro non vi voglio far vedere quello che ci sarà più avanti perché è una sorpresa. Ecco qua, e lo metterei subito pubblico perché così almeno si è già il secondo vlog. Ma la mamma ha cucinato un sacco di cose. Oh, ma non ti sei truccata? Sì, mi sono truccata. Messo pure... Prima ho detto, allora dopo mi vado a truccare, così sì, quando sì. Riprendi non sono brutta struccata. Zanza! E c'è anche Andreus. Bello Andreus, no? Eh? Oh, casco. Ciao. 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 È arrivata l'amica di mamma. Ciao. Ciao tesoro. Tempo di farlo Io non vedo l'ora di queste. Le patate con raclette. Gnams. Quindi si mangia? Si mangia? Ma sei alto? Bravo. Oddio che brutto sei rimasto come me. Oddio sei più basso di me. Caffè. Sai cos'è la parte migliore del caffè? Perché dopo c'è la torta.
La tua faccia. Ma sei fissa. Ciao Isa, saluta. Ciao. Ma per me è così perché c'ho gli occhi così. Dai, fai vederla come brillantinata. Agitala. Girala sotto sopra. Girala, vai. Wow, ma come scende? È figlio della sua casa. Ciao a tutti. Ciao a tutti, vai. Ciao a tutti. No, sai cosa dice la zia nei video? Ciao patatine e patatini. E io ti che ciao a tutti gatte. E poi dici ciao, io sono il cervello. Che buona. Dai, prova tu, ciao a tutte patatini e patatine. Non sono capace. Non sei capace? No, no. Ormai sei abituato, no? Tu lo sai fare. Ti prego, fallo. Ti prego, fallo. No, lo sai fare. Ti prego. Sei uno stronzo, non ti vuoi sputtanare. Non si vuole sputtanare. Questo è il karma, è il no, karma. No, questo sei te che non sei capace a muoverti. Vedi, il karma, ad esempio, lui gli ha dato la barba. Torta, comunque torta. Texas Sniper. Texas Sniper. Oh, andate sul canale di Texas Sniper perché Gloria Ferri ha fatto l'intro ed è top. Sei scemo. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Found me the witch draw. No, di quella canzone. È davvero inquietante. E quando... Found me the witch draw. Never pray for her. No, no, hallelujah. Oddio, guarda l'inquadratura. Guarda. Never pray for her. No, no, hallelujah. Bene, dai. Chiudiamo questo vlog. Buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo. Ah no, dobbiamo dare appuntamento non ai Vlogmas, ma ai, com'è che li ho chiamati? Weekmas Vlog. E tu vuoi far vedere la foto del tuo telefono, vero? Sì. Ah, Isa voleva farvi vedere il suo selfie. Vai, faglielo vedere tu. Eh no, lo devi accendere prima. No, lo devi sbloccare. Vai, sbloccare. Yeah! Guarda che bella Isa, aspetta che metta a fuoco. Oh dai, metti a fuoco, ecco qua. Quindi ci vediamo al prossimo Weekmas Vlog. Salutiamo, ciao! Ciao!